qui perché credo che in questo momento serva essere nei posti in cui c'è cittadinanza, lavoratori che protestano appunto sicuramente partendo dalla loro situazione, che spesso cambia radicalmente in base a decisioni prese dall'alto, senza che ci sia un dibattito, senza che venga spiegata, senza che venga offerta una soluzione alternativa, se non in maniera finta, come è successo qua, dove sono stati perfino presi in giro, se penso alle dichiarazioni, non so, per esempio del presidente della CISL Lombarda, ma insomma adesso senza entrare troppo in questi dettagli. Sono qui anche perché questo è uno dei tanti soprusi che, oltre a mettere 800 famiglie in questo caso e altre nel territorio nazionale in difficoltà, spesso in disperazione, fanno anche altri danni, che sono danni di tutti, del territorio, che lo spaccano il territorio, perché quei treni notturni che collegavano il nord e il sud dell'Italia hanno costruito il paese. Queste decisioni, che sono decisioni prese unicamente per interessi economici e non quasi mai nel reale intento di migliorare i servizi o di fornire modernità, viene sbandierata la modernità, quasi sempre dietro la modernità ci sono dei soldi che devono essere presi, in parte mangiati e in parte mal utilizzati, quasi sempre poi alla fine finiscono per far tornare indietro il paese, e in questo siamo ridicoli, non siamo solo stupidi, siamo proprio ridicoli. Secondo te perché ultimamente si arriva sempre più spesso a questi gesti così estremi? Perché la disperazione diventa quella non solo di non sapere come fare a campare, ma quella anche di non vederlo in futuro. Cioè, si può rimanere, non so, ingannati o illusi delle parole che descrivono un'Italia migliore possibile, un futuro appunto a breve o a lungo termine. Ormai non fanno neanche più quello, non ci vengono neanche le scritte dei futuri a cui credere, se no viene solo raccontata l'emergenza a cui far fronte, oppure la richiesta che arriva da altrove, dall'Europa, i fondi da non perdere, le occasioni del momento. Insomma, in realtà non c'è un progetto che riguardi la popolazione. Scusate ragazzi, cioè allora per favore, però, perché se no non è. Grazie a voi. Grazie. Va bene.